durante questi anni ho avuto modo di conoscere, anche di collaborare con una organizzazione di Carpegna che ha aperto nel corso degli anni e potenziato una grande iniziativa chiamata Malaika Village. Che cos'è questo villaggio? Si trova innanzitutto al confine nel nord dello Zambia, al confine con il Congo. Era zona di savana, zona poverissima, e dove è nato prima un centro nutrizionale. Pian piano è stato dotato di tutte le strutture, scuole e persino un piccolo ma efficiente ospedale. Con me verranno in Zambia anche il dottor Lomartire ed altri medici. Dunque, io da circa un anno che sono andato in pensione e ho sempre avuto il desiderio di poter collaborare a queste iniziative. E adesso nel mese di maggio, prima Don Antonio partirà per organizzare un po' il lavoro e poi io lo seguirò e resterò giù 15-20 giorni per poter dare una mano, e faccio un appello anche ad altri colleghi o personale paramedico che volesse partecipare a questa iniziativa, ecco, è ben accetto. Ad organizzare questa missione, diciamo, umanitaria mi hanno aiutato anche il signor Gianluca, che fa parte di un'associazione, e anche la signora Bertozzi in una iniziativa per ricordare la memoria di suo figlio Massimiliano. Mi chiamo Gianluca Cespuglio, sono il presidente dell'associazione Massimiliano Bertozzi, che è una onlus. E dopo, diciamo, venuti a conoscenza di questa iniziativa di Don Antonio, ci siamo subito entusiasmati e attivati. La nostra associazione si occupa appunto di ricordare la memoria di un nostro amico Massimiliano Bertozzi, morto all'età di 24 anni nel luogo di lavoro, nell'intento di salvare dei colleghi di lavoro. E anche grazie all'aiuto della mamma di Massimiliano, che è la nostra presidente onoraria Anna Portalupi, ci siamo attivati in un torneo di burraco per una raccolta di fondi. Io sono soddisfatta di aver fatto questo, per poter collaborare a queste iniziative. E trovo anche l'occasione per ringraziare tutte quelle che hanno partecipato, e speriamo che il prossimo anno sia di nuovo così vasto. Dunque, la somma raccolta è di 1000 euro, che adesso simbolicamente, ma provvederemo subito a fare il dovuto versamento, una somma di 1000 euro che consegniamo a Don Antonio. Per il